Okay. Un saluto a tutti, oggi questa puntata del podcast in 15 minuti del Circolo Fidile Castrovillari è una puntata outdoor, ospite Gaetano Sanginetti, guido ufficiale del Parco Nazionale del Pollino. Gaetano grazie per aver accettato il nostro invito, buongiorno. Buongiorno a te e grazie a voi per avermi coinvolto in questo progetto. Gaetano tu accompagni molti escursionisti e camminatori. È vero che negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, sono aumentate le persone che percorrono i sentieri del parco del Pollino? Da questo indubbiamente. Sicuramente con la pandemia c'è stata una valorizzazione di questi territori anche perché l'italiano non poteva andare fuori e ha scoperto o riscoperto questi posti. Quindi sì, c'è stata una maggiore presenza sui sentieri del nostro parco. E secondo te, anche in forza della tua esperienza di guida, gli escursionisti cosa cercano? Vogliono scoprire il territorio, perseguono il benessere fisico ed emotivo, cercano stili di vita alternativi? Ma ah, guarda, un po' tutto. Sicuramente il eh, lascito della pandemia ha, ha permesso a molta gente di riscoprire l'ambiente naturale, l'aria aperta, le attività da fare eh, in natura. Però diciamo che il nostro territorio è gettonatissimo anche per quello che offre da un punto di vista enogastronomico, per i discorsi, da un punto di vista archeologico-culturale, che anche se non è conosciutissimo, ma chiunque arriva, ne rimane affascinato. Ci troviamo, ci troviamo in una location, come ce la vuoi? Ci vuoi dire dove ci troviamo? Beh, siamo in uno dei posti che io amo dove cerco di lavorare, ovvero a casa mia, a Castrovillari, siamo nella Petrosa, e tra Concaterre, del Re, la Petrosa, tutta quella zona pedemontana che ovviamente viene, come dire, decorata da quelle che sono le nostre montagne, la catena montosa del Pollino, con le vette principali, il Pollino, il Dolce Dorme, la Serra del Perete, la Manfriana, e, e poi... È un luogo, tra l'altro, panoramicissimo, tant'è vero che ci permette di dare uno sguardo un po' su una buona parte del parco, anche perché ci spostiamo dal lato del comune di Saracena e vediamo, ci godiamo il Monte Caramolo. Quindi abbiamo una panoramica incredibile che si, si spinge fino a verso la Val di Crati, si intravede la Sila e il Monte Cocuzzo. Quindi, diciamo, abbiamo un panorama invidiabile da questa posizione. Il Pollino è in una posizione come... Hai detto tu, giustamente in una posizione centrale, in una posizione indireabile, al centro dell'area del Pollino. È una sorta di scrigno di diversità biogeologica. Ci fai un esempio di questa ricchezza? Allora, non dobbiamo muoverci, basta che seguite l'indicazione della mia mano per vedere un patrimonio dell'UNESCO che è appunto il Pollino in quanto geoparco, quindi il sito di interesse geologico. Uh, ma ancora di più, oggi decorata dalla neve, eh, meno male: eh, abbiamo tutti que quei chiodini che sembrano attaccati sulla parete verticale che sono i nostri pini Loricati, che sono questa unicità meravigliosa e che non so in quanti realmente lo conoscano <ride> di persona, ma ce l'abbiamo veramente a due passi. Ed è veramente un uno spettacolo da un punto di vista naturalistico e poi anche estetico. Ma non solo: se noi nel nostro comune Castrovitali. Guardiamo in quella direzione, vedete quel bellissimo bosco lì in alto? Ebbene, quello è il bosco del Pollinello, patrimonio UNESCO anch'esso. Parliamo di un bosco vetusto che rientra nella rete dell'UNESCO, ed è un posto meraviglioso a 2000 metri, una rarità, dove addirittura abbiamo i due faggi più antichi d'Europa: Norman e Michele, che hanno più di 600 anni. Devo andare avanti? Sì, sì, vai pure avanti perché credo che sia interessante, utile e soprattutto è importante valorizzarlo questo tempo. Allora, siamo in un posto meraviglioso. Siamo nella Petrosa che è, è di fatti la nostra strada d'accesso al parco del Pollino, alle vette principali con dei sentieri importantissimi da qui si può fare la famosa direttissima al Dolcedorme, che è un qualcosa di abbastanza tecnico, bisogna essere preparati, ma c'è un meraviglioso sentiero storico che conduce proprio al Pollinello eh, ed è uno dei sentieri di particolare valenza del Parco del Pollino, eh, che ci conduce proprio sul, sul Pollinello, sulla Dolina di Pollino, ma per carità. Possiamo arrivare al famoso valico di Gaudolino, è una porta d'accesso incredibile. Per quanto si può fare una bellissima passeggiata, gli amici che adorano le mountain bike utilizzano questo luogo. Anche perché in pochi minuti si è su Morano, in pochi minuti si è su Frascineto e si gode comunque, come dicevamo prima, di un panorama meraviglioso. Eh, questa zona, come si chiama esattamente? Dove ci troviamo adesso? Allora, noi siamo nella Conca del Re. Avendo ovviamente alla Petrosa, questa zona eh, pedemontana che di fatti ci fa capire la sua origine. Ovviamente tutte queste, eh, Il nome stesso Petrosa ce lo indica come una luog un luogo eh, pieno di, di pietre, ma da sempre utilizzato dall'agricoltura, ma da sempre frequentato dall'uomo perché? Perché qui proprio abbiamo alcune grotte che sono le grotte di Santo Iorio, sono le grotte della Sirena, la grotta Carbone. Sono tutte queste grotte che si trovano. Proprio alle pendici delle, del massiccio del Pollino, che hanno una frequentazione anche preistorica, e ancora oggi noi lo, lo utilizziamo eh, da un punto di vista turistico per accompagnare i turisti, gli appassionati della montagna, che è proprio grazie a loro che questo, questo parco sta prendendo piede sempre di più. Le varie associazioni, eh, la presenza anche, ovviamente, con la nascita del parco, anche delle guide ma anche degli appassionati che si muovono e pian piano vanno alla scoperta di queste aree qualcuno lo faceva già anche prima dell'idea del parco andando a funghi eh, gli stessi pastori ci hanno dato tantissime indicazioni quindi diciamo un posto eh, che abbiamo a Castrovillari eh, non frequentato tantissimo dico proprio dal eh, da castrovillarese che spesso non conosce nemmeno bene alcune, alcune sfaccettature di questo nostro territorio. E noi, questo posto, quando vogliamo far conoscere a chi è del posto e, non, e ancora non lo ha scoperto, non lo ha scoperto abbastanza bene, ma anche eh, a chi viene da fuori, sono tanti turisti quindi, che vengono eh, sul parco, nel parco, a visitare questo splendido scrigno naturalistico. Sì, allora, io personalmente sono uno di quelli che propone eh, in primis Casa Propria. Eh, e devo dire che negli ultimi anni ho portato molta gente a fare sia la passeggiata un po' più turistica qui, facendo conoscere che so, le Grotte delle Sirene, le scolaresche. Siamo stati proprio pochi, eh, pochi giorni fa con una scuola di Castrovillari a conoscere le Grotte di Santo Iorio. E, ma dicevo, una delle mie escursioni preferite è appunto quella che da qui ci conduce al Pollinello, che è apprezzata da tutti. Sicuramente i pugliesi che sono gli amici ormai che frequentano tantissimo il nostro parco rimangono molto affascinati dai panorami, da alcune strade, alcuni sentieri che spesso non vengono nemmeno pubblicizzati più di tanto, ma che di fatti sono quelle eccellenze da un punto di vista escursionistico che abbiamo, proprio partendo da Castro questa possiamo dire è un'altra porta d'accesso al Pollino nel territorio di Castrovillari. Questa è una delle principali eh, porte d'accesso al Pollino, forse non turistica, perché come dicevamo alcuni accessi sono per un po' gli diciamo, addetti ai lavori, ma eh, questo è sicuramente è un posto da valorizzare, sia da un punto di vista naturalistico archeologico culturale, ma soprattutto proprio per i nostri compaesani che dovrebbero meglio conoscere, anche per tenere meglio, valorizzare questo territorio e soprattutto per conoscere le particolarità che lo rendono veramente un sito di eccellenza, un luogo di partenza, come dire, encomiabile. Correggimi se sbaglio, c'è cioè qui vicino, in questo vicino dove siamo dove siamo uno una faggetta che è patrimonio dell'UNESCO, de, de vero? Sì, lo dicevamo prima, la faggeta di Pollinello, che insieme all'altra faggeta di Corso Ferriero che si trova dall'altra parte nel comune di Rotonda sono le due faggete vetuste che abbiamo patrimonio dell'UNESCO nel parco del Pollino. E c'è consapevolezza di questo grande patrimonio? questo è soltanto una parte, perché poi c'è tutto il resto. Allora, sicuramente pochi minuti non possono bastare per presentare al meglio il parco del Pollino. Noi soltanto parlando un po' di nello specifico del, di questa parte del parco, di questa parte che ricade nel comune di Castrovide e già stiamo chiacchierando da diversi minuti. E purtroppo non credo ci sia molta consapevolezza. Io spesso, quando ne parlo nelle scuole, o spesso chiacchiero con qualche amico, non hanno un'idea veramente precisa di quello, del patrimonio che abbiamo dietro casa. Quindi sicuramente dobbiamo continuare in quest'opera di, eh, di divulgazione, con i vari eventi che bisogna dire eh, tra gli addetti ai lavori e le associazioni eh, del territorio, si fa e si fa tanto e si fa costantemente, però forse ancora non è abbastanza. Quindi, insomma, dobbiamo, dobbiamo ancora di più tirare su le maniche e lavorarci sodo. Non è abbastanza. Eh, cosa si potrebbe fare in più, secondo te? Cosa si potrebbe fare? Eh, mi, mi posso permettere di correggerti? Prego. Cosa possiamo fare tutti quanti? Perché? Perché c'è sempre una parte che organizza e c'è sempre una parte che segue. Ebbè, questa parte che segue dovrebbe diventare più propositiva, più curiosa. Io faccio sempre la battuta, conosciamo, che so, Sharm Sheikh, ci conosciamo, siamo andati a Parigi e poi dico, siete mai stati sul Pollino? Siamo mai andati a visitare un borgo di questo parco dietro casa? Molte delle volte... Non conosciamo nemmeno le particolarità della nostra città, quindi <ride> dobbiamo impegnarci un po' tutti di più. E del nostro territorio quindi è che è incastonato in questo bellissimo panorama. Gaetano, io ancora ti ringrazio per aver accettato questo invito. Eh, oggi è sabato, la vigilia di Pasqua, ti faccio gli auguri di Buona Pasqua a te e a tutti coloro che eh, ci seguono. Ringrazio appunto... E chi ci, ci, ci segue, ci, ci ha seguito, ci seguirà sui nostri canali social. Appuntamento alla prossima puntata del podcast. Saluto di nuovo, di nuovo Gaetano Sanginetti, guida ufficiale del Parco del Pollino. Un arrivederci a presto. Adesso sigla.